No? Non è buono. どうして？最低。そんなに期待してたのに。こんなまずいの初めて。いやー。はっきり言う。Ok, arrivati finalmente a Doha, capitale del Qatar. E adesso abbiamo già avuto il imprevisto, perché giustamente io mi sono dimenticato il cellulare a bordo dell'aereo e quindi siamo dovuti tornare di nuovo al deck dello smistamento sperando di trovarlo, cosa che ovviamente non è successa. Quindi adesso abbiamo perso le nostre quasi 3 ore prima del prossimo imbarco per Bari e ci prepariamo quindi a un nuovo viaggio. E comunque le sedie dell'aeroporto di Doha sono comodissime. Arrivato finalmente a Bari e siamo praticamente in un albergo molto molto chic, perché comunque non ho mai avuto nella mia vita occasione di alloggiare in alberghi di lusso essendo un poveraccio, e qui sembra che, pur non essendo un albergo a 5 stelle, ci si tratti abbastanza bene. Quindi togliamo il fatto che il mio abbinamento corona di fiori, maglioncino e calzoncini bianchi faccia molto molto effetto elegante non voluto, andiamo ad esplorare un po' questa stanza. Il letto mi piace molto perché ha molti cuscini, però devo vedere come usarli. Un coniglietto carino di asciugamani. Adoro questi piccoli gesti Mr. Manfredo da Davide con un cesto di frutta che probabilmente non mangerò perché non mi ispira molto. E il bagno molto confortevole, direi. Ok, penso che la prima cosa che dovrò farmi domani mattina sarà una bella barbetta, perché giustamente ho appena notato nello specchio che sono abbastanza indecente dopo un giorno di viaggio in aereo. Perciò ci vediamo domani mattina presto, perché abbiamo molte cose da fare. Eccomi qui finalmente rinato dopo un lungo viaggio di 15 ore e praticamente prima di scendere giù in albergo dove ho appuntamento con tutti gli altri vi voglio di nuovo spiegare effettivamente il motivo per cui sono qui a Bari. Praticamente grazie alla mia amica giapponese Yumi ho avuto la possibilità di essere invitato a questo piccolo tour in barca attraverso le isole di Bari, organizzato dal signor Arada, un imprenditore giapponese che si occupa di molte cose e soprattutto di queste attività a scopo turistico. Quindi effettivamente oggi partiremo con un aereo che ci porterà fino alla costa di Bari e da qui poi saliremo in barca per questo giro che ci porterà attraverso le isole intorno più interessanti a fare delle foto e dei video a scopo promozionale, quindi per promuovere effettivamente questi tour in barca. Abbiamo quindi con noi una serie di personaggi abbastanza variegati, perché abbiamo ovviamente Yumi, il signor Arada stesso, il signor Matsuzawa, che è un collaboratore del signor Arada che vive qui da Bari da tantissimo, ormai non è più giapponese, è diventato anche lui indonesiano. Abbiamo ovviamente poi la troupe che si occuperà delle foto, quindi abbiamo una modella russa, un modello tedesco e un fotografo indonesiano. Completano il giro una guida di Bari che parla anche giapponese e tutto il resto della crew, dell'equipaggio, insomma, della barca, perché giustamente non si guida da sola, quindi abbiamo dal timoniere fino al cuoco. Quindi in questo mix culturale a bordo di una barca in mezzo al mare, spero veramente, da grande fan di romanzi gialli, di essere ucciso in maniera tale così da dare il via ad una fantastica storia d'avventura. Andiamo! Davide の写真も撮る。大丈夫です。
stanza da letto fighissima e sembra comodissimo quel letto, quindi non vedo l'ora di dormirci. Bagno molto piccolo ma adatto alle esigenze di un ragazzone di 26 anni. Cesta per le scarpe, perché giustamente a volte ci sto le scarpe. Il frigo con tante cose che io non bevo ovviamente, tipo birra. Questo invece è un succo buonissimo di guava. Stiamo per andare a vedere il varano di Comodo, si chiamano così, non lo ricordo, comunque sono una specie che si può trovare solamente qui in Indonesia su tre isole, e noi adesso stiamo per andare su quella di Rica. Sans flotte,